Dunque, io non so se ve lo ricordiate o meno, ma fino a qualche anno fa vi era uno youtuber che aveva una rubrica chiamata Il pattume di YouTube. Grimoire, per cortesia, non buttarmi giù la ring light. Grazie. Abbiate pazienza, ma questa sera non ho tempo di tagliare, rifare, per cui qualsiasi cosa succeda, per forza di cose, buona la prima. Grimoire, per favore. Questo ragazzo si occupava di make-up principalmente, argomento che, devo dire la verità, non ha mai riguardato i miei interessi. Nonostante questo, questa sua rubrica, Il pattume di YouTube, ripeto, mi era arrivata e la seguivo con grande interesse, la trovavo divertente, spassosa, intrattenente e intelligente, a partire anche dal titolo, che a mio avviso in maniera sintetica andava a definire pressoché perfettamente tutta una serie di situazioni dinamiche relative a una branca del mondo di YouTube, non soltanto la branca del make-up, attenzione, perché il pattume, ragazzi, il pattume è universale. Su YouTube e fuori da YouTube, nel digitale e nel reale. Perché vi cito questo ragazzo e questa sua rubrica? Tra l'altro, in questo momento non mi sovviene il nome di questo ragazzo, magari potete aiutarmi voi, potete ricordarmelo voi, e vi domando anche, aperta parentesi, per quale motivo abbia smesso di fare video. Un peccato davvero. Vi cito la sua rubrica perché. Sebbene non abbia ancora deciso come intitolare questo video, certamente il concetto di pattume di YouTube in un qualche modo ce lo farò rientrare, perché in questo video parleremo di questo, parleremo di pattume, di un pattume diverso, però rispetto a quello di cui parlava lui che riguardava il make-up. Ma no, qui ci spostiamo da un'altra parte e andiamo a toccare delle situazioni più scottanti, anche un attimino più pericolose, se vogliamo. Non ho ancora deciso nemmeno quale immagine d'anteprima utilizzerò per questo video, ma è probabile che sia il titolo sia l'immagine faranno riferimento al merdone mediatico, non so neanche come definirlo, che si è venuto a creare negli ultimi anni, un anno e mezzo, 2 anni, tra Bugalalla e la criminologa Roberta Bruzzone, che sicuramente conoscerete tutti. Ma io non voglio assolutamente parlare di questa situazione. Ve lo anticipo, assolutamente no, non mi interessa farlo. Tra l'altro ne so il giusto, perché fino a qualche giorno fa non ne sapevo pressoché nulla. Sapevo che stava succedendo qualcosa, perché comunque veramente sono forse 2 anni davvero che se ne parla. In particolare su YouTube, ma so che se ne è parlato anche alle Iene, fino a qualche giorno fa, però ne sapevo davvero poco, perché non lo dico per fare il figo, per fare la radical chic, ma io la televisione non la guardo, anche YouTube, internet in generale, ho poco tempo per utilizzarlo, per cui tendenzialmente utilizzo dei contenuti mirati che so che mi interessano. Bugalalla non rientrava fra questi contenuti, il pettegolezzo francamente neanche, per cui non avevo neanche visionato le decine e decine, centinaia forse di video fatti da tutti quegli sciacalli che si sono aggregati alla situazione per fare views, per parlarne, per dare opinioni francamente non richieste, volte solo a esibire la loro ignoranza, ma ok, va bene. Ne so il giusto di questa situazione perché mi interessa il giusto. Non ho sicuramente una conoscenza superficiale, ma va bene così, perché non è di questa situazione che voglio parlare, per cui nel caso in cui non ne sappiate nulla, non vi posso aiutare. Posso dirvi che non vi siete persi nulla, potete tranquillamente vivere senza saperne nulla. Se volete saperne qualcosa è facilissimo. Su YouTube trovate veramente decine di video a tal riguardo, nonché di articoli su Google. Però voglio parlare di un qualcosa che si collega a questa situazione, ed è per questo che probabilmente sia il titolo che l'immagine d'anteprima faranno una qualche sorta di riferimento. Voglio parlare del pattume, relativo ai canali del cosiddetto True Crime,
che si sono trovati invischiati, vogliamo dire a loro malgrado, in questa situazione. Però, allora, il gatto è veramente indiavolato questa sera. Grimora, ti devi dare una calmata, per favore. Mi sa che qualche taglio, a mio malgrado, dovrò farlo per forza di cose. Piccolo cappello introduttivo per arrivare al cuore, al fulcro della situazione, della discussione, dell'argomento. A me i canali di True Crime di YouTube sono sempre stati sul cazzo, ve lo devo proprio dire. Quando dico che mi sono sempre stati sul cazzo, non intendo semplicemente sostenere che non mi siano mai piaciuti, perché è vero, non incontrano il mio gusto, non mi sono mai piaciuti, non mi hanno mai affascinato, trattano proprio un argomento, la loro è una proposta che genuinamente non mi interessa. Ma qui c'è poco da dire, è un gusto. I gusti in quanto tali sono soggettivi. Io ho gusti diversi. C'è a chi il True Crime piace, affascina e c'è a chi no. A me piace impiegare il mio tempo in altri modi, ma se a qualcuno il True Crime piace, va benissimo. Ognuno è libero di impiegare il proprio tempo libero come meglio ritenga. A me interessano altre cose, ma non intendo dire che il True Crime sia un qualcosa di meno interessante, di meno importante, che abbia un valore inferiore rispetto a ciò che piace a me. Ci mancherebbe altro, assolutamente. Intendo dire che a me il True Crime non piace, per cui già di partenza, diciamo, questi canali non mi interessavano. Ma dicendo che mi stanno sul cazzo, non mi riferisco unicamente a questo, e anzi, non avrebbe senso farlo. I canali di True Crime mi stanno sul cazzo perché li ho sempre ritenuti, e a maggior ragione li ritengo adesso, deprecabili. E provo a spiegarmi meglio. Parlare di cronaca nera, fare dell'informazione o del giornalismo, se vogliamo, non è una cosa così semplice. Decisamente non alla portata di tutti. Intanto perché si vanno, per forza di cose, a toccare tutta una serie di sensibilità relativamente a parenti, amici, conoscenti delle vittime, non da poco, per cui trovo ci voglia anche un'empatia, un tatto, una delicatezza per affrontare certe questioni e forse a volte è anche il caso di fermarsi e di rinunciare a parlare di certe situazioni proprio per non ferire determinate sensibilità. E francamente già questo è un qualcosa che non tutti hanno, soprattutto in un ambito pretestuoso come quello di YouTube, dove ciò che conta è fare views, per cui spesso e volentieri questi discorsi non vengono neanche presi in considerazione. Mi domando se prima di andare a trattare argomenti di, ripeto, cronaca nera, a prescindere che fosse corrente o passata, appartenente al passato remoto, mi domando se i possessori di questi canali YouTube di True Crime si siano mai domandati che effetto le loro proposte, i loro video potrebbero aver avuto sui familiari ancora in vita, sugli amici o sui conoscenti. Francamente ne dubito, ok? Al di là di questo, no? Ci vogliono indubbiamente, questa non è una mia opinione, questo è un fatto, ci vogliono delle competenze, delle conoscenze in merito per poter trattare certe situazioni che sono estremamente complesse, perché poi si va inevitabilmente anche a parlare di processi e tutta una serie di ambienti con i quali bisogna avere dimestichezza, verso i quali bisogna avere delle competenze, delle conoscenze che si ottengono in anni di studio, con dei percorsi mirati, ok? E sinceramente le persone, per lo più a me sono sembrate ragazze, ragazzine. Quelle che conosco io sono ragazze, ma non importa, potrebbero essere delle donne, degli uomini, non è questo il punto. Il punto è che le persone che portano avanti questi canali non mi sembra che abbiano neanche questo, anzi, non mi sembra, so purtroppo che non hanno nessuna competenza in merito, si sono un po' improvvisati in questo, magari erano il True Crime un qualcosa che allora affascina, magari sono ragazze molto giovani, tra l'altro, interessate, affascinate alla cronaca nera, e hanno pensato: perché no? Anziché parlare di make-up, che ormai è un argomento abusato, anziché parlare di cosa leggo con qualcosa che non fa views, per avere successo su YouTube potrei parlare di cronaca nera. Io ho la sensazione che sia andata un po' così. E non si siano preoccupate comunque di racimolare, di ottenere delle competenze, anche perché non è che li si ottengano in 2 giorni, naturalmente. Qui si tratta proprio di improntare una carriera, no? A livello
di studi prima e di esperienze professionali lavorative poi, non è un qualcosa che fai per YouTube. Insomma, secondo me l'idea di creare un canale YouTube per parlare di true crime, a meno che non si sia un professionista, non è proprio geniale, non è proprio furba e soprattutto non è ammirevole. È un qualcosa che, ripeto, io trovo deprecabile. Diverso è se tu sei un criminologo, come potrebbe essere l'Abruzzone, quindi mastichi queste situazioni tutti i giorni e magari per avere più visibilità decidi di parlarne anche su YouTube e di aprire un tuo canale. Quella è un'altra cosa. Poi magari è un argomento che, come nel mio caso, può comunque non interessare, però è ben diverso. Questo vale un po', per qualsiasi tipo di argomento, no? Sarebbe molto più interessante se, le persone utilizzassero YouTube per, mettere in risalto dei talenti, delle competenze, già acquisite, semplicemente per dare maggiore visibilità a queste, e non il contrario, cioè non improvvisarsi in un qualcosa per ottenere una visibilità che forse francamente non si merita, non so se mi sono spiegato. Per cui a me i canali di True Crime non sono mai interessati, sia perché hanno una natura che non mi interessa, sia perché chi li porta avanti non... A mio avviso non ha mai avuto le competenze per farlo. E quei pochi video che mi è capitato di vedere, sinceramente lo hanno confermato, al di là delle proprietà linguistiche, ma poi insomma tutte queste scenette, queste facce, queste musiche, per inscenare delle situazioni drammatiche, riportando dei fatti di cronaca in maniera molto raffazzonata, fatti di cronaca tra l'altro racimolati da alla bella e meglio, no? Da giornali, da fonti sicuramente più attendibili, televisive o giornalistiche che siano, che fossero, per poi fare un sunto per cosa? Per proporre un 10-15 minuti di video per fare views su un argomento comunque non, sul quale non si ha alcuna padronanza. Questi YouTuber mi sono sempre sembrati un po' dei ripetitori. Cioè, persone che si impossessavano di conoscenze, di lavori altrui, semplicemente per avere delle views, per avere un riconoscimento che francamente non ritenevo potesse spettare loro. Non apportavano nessun contributo significativo, né personale, tra l'altro, proprio dei ripetitori umani. Il loro lavoro, il loro concetto di true crime era ed è accumulare informazioni messe insieme da altri, da professionisti, semplicemente per avere delle views. Ripeto, facendo tra l'altro dei sunti spesso anche molto, molto discutibili, utilizzando dei termini, delle espressioni di cui ho avuto la sensazione non conoscessero in alcuni casi, quantomeno il reale significato, non preoccupandosi magari di quale effetto questo potesse avere sui conoscenti delle vittime, e mettendo su anche delle sorte di teatri, giocando con delle luci, con delle inquadrature, veramente di cattivo gusto per quanto mi riguarda. Il fatto poi che alcune di loro si fossero improvvisate in quest'ambito era ancora più palese dal fatto che la loro carriera su YouTube non era nemmeno iniziata così. Ricordo una ragazza che in realtà aveva iniziato a fare video per criticare, vorrei capire sulla base di cosa, sulla base di quale sua personale competenza, criticare altri YouTuber. Poi probabilmente, non lo so, gli YouTuber famosi da criticare, da citare per avere views erano finiti, o magari non stava avendo abbastanza views, per cui questa ragazza si sarà detta, vabbè, devo inventarmi qualcos'altro se voglio portare avanti il canale. In quel momento probabilmente il true crime stava andando forte, quindi aveva detto, ecco, posso parlare di questo. Questa naturalmente è la mia idea, non so se corrisponda alla verità, ma non è neanche così importante, è semplicemente per farvi capire l'opinione che io nei confronti di queste persone mi sono sembrate, ripeto, per lo più ragazze che portano avanti questi canali, estremamente negativa, si sa come avrete intuito, non salvo nulla.
E il fulcro di questo video qual è? Ma forse è un po' questo. Cioè, vi sarete accorti se avete seguito il caso che riguarda l'Abruzzone, che questi canali, pur di fare views, pur di infilarsi nel mischione, pur di attirare l'attenzione, hanno cominciato a parlare di questa faccenda fra Bugalalla e l'Abruzzone senza avere le conoscenze per farlo, senza avere informazioni reali, concrete, con la conseguenza che ora dovranno andare a processo. Tra l'altro, vedevo poche ore fa un video dell'Abruzzone dove leggeva lettere, mail, messaggi di scuse veramente patetiche inviate a lei da queste YouTuber che, dopo essersi viste querelate, probabilmente si saranno cagate in mano, avranno detto: no, vabbè, qui bisogna fare qualcosa, anche perché, ve lo dico dopo, avranno detto: qui bisogna fare qualcosa. Voglio evitare il processo, proviamo a chiedere scusa, vediamo che cosa succede. E questo è un ulteriore indizio, qualora ce ne fosse bisogno, sul grado di competenza di queste persone. Cioè, una persona che dall'oggi al domani incomincia a parlare di situazioni veramente delicate, ok? Su più piani, etici, morali, empatici, ma anche giudiziari. A cazzo, senza saperne niente, senza avere delle prove, e si espone, no? Anche in termini molto forti, esponendosi poi infatti a delle querele, perché questo è quello che è successo, ti fa capire il grado di competenza che queste persone hanno nel proporre i loro contenuti su YouTube, perché sono contenuti un po' dalle stesse dinamiche. Cioè, se si espongono così tanto solo per avere delle views, figuratevi un po' con quali grandi criteri, con quali grandi capacità di analisi e di ricerca si saranno documentati per proporre i loro video di true crime. Capite che cosa intendo dire? Cioè, la dinamica è la stessa. Allora, io vorrei che, perché so che questi canali, purtroppo, secondo me, hanno un seguito molto vasto, troppo vasto. Non so se da parte di persone giovani, meno giovani, ma non è importante. Allora, io vorrei che ci fosse una riflessione da questo punto di vista, che ci fosse una sorta di risveglio collettivo, perché per carità a tutti può capitare di sbagliare, però se tu ti butti con questa facilità, con questa superficialità, con questa faciloneria in argomenti così delicati, viene da pensare che tu lo faccia tendenzialmente sempre, anche che tu l'abbia fatto anche in tutti gli altri video che hai portato sul canale che riguardavano altre situazioni, per cui io mi domando: ma queste persone quanto sono attendibili? Quali reali competenze hanno? Io mi rispondo nessuna, ma mi rispondevo nessuna anche prima che succedesse tutto questo merdone. Ora, chi prima li seguiva, io vorrei che riflettesse un attimo su questo, ok? Perché magari ci sono tanti canali interessanti su YouTube, non il mio assolutamente, ma proprio no. Mi riferisco a canali insomma, di professionisti che parlano di tematiche delle più svariate, con competenza, con cognizione di causa, ce n'è un po' per tutti i gusti. Quindi magari pensateci, no? Oggi, domani, fate una riflessione, parlatene con amici, magari può capitare di aver fatto le scelte sbagliate anche negli YouTuber o negli argomenti da seguire. Cioè, magari se proprio vi affascina altro crime, potete rivolgervi a trasmissioni condotte da avvocati, da criminologi, da persone che tutti i giorni masticano queste situazioni e che magari in prima persona hanno seguito un determinato caso, che quindi sanno di che cosa parlano perché se ne sono occupate, no? Cioè, magari seguite queste persone qua se proprio vi piace il true crime, non dei ragazzini, delle ragazzine che hanno racimolato delle informazioni, ripeto, alla cazzo, solo per poter fare delle views facili su YouTube, andando poi a infilarsi in delle situazioni che, ripeto, definiscono tutta la loro semplicità, la loro superficialità, la loro ignoranza. Mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così. E poi mi sento di aggiungere ancora una cosa, l'ultima, prometto. Siamo tutti d'accordo, credo, spero che
non sia una buona idea, che non sia giusto, che non sia corretto insultare le persone, soprattutto se a caso, a prescindere che lo si faccia sul web o nella vita reale di tutti i giorni. Credo siamo anche tutti d'accordo nel dire che non sia una buona idea calunniare qualcuno senza, tra l'altro, avere le prove che ciò che si sta dicendo è la verità, ok? Se proprio, non lo so, ci si annoia al punto da voler calunniare qualcuno senza, tra l'altro, avere le prove che ciò che si sta dicendo corrisponda al vero, ecco, come dire, scegliere come oggetto delle proprie calunnie una personalità comunque celebre e che sicuramente ha delle risorse, come dire, economiche probabilmente superiori rispetto a un cittadino comune che non è avvezzo a frequentare i tribunali, un qualcuno come l'Abruzzone. Ecco, non è proprio un atteggiamento da volpi. Capite cosa voglio dire? Cioè, c'è anche proprio una scarsa furbizia, non avevo idea che sarei incappato in esibizioni di pochezza tali, per cui era di questo che volevo parlare. Non so se si è capito il punto del mio video. Ma ditemi voi come la pensate, non sulla situazione Borsone Bugalala, perché ripeto, non voglio parlare di questo, non mi interessa. Ma mi interessa parlare dei canali True Crime in generale, cioè ditemi voi come la pensate, come li vedete, se vi piacciono, perché, spiegatemelo, vi prego. Ditemi se siete d'accordo con me nel considerare che sia necessario avere tutta una serie di competenze per parlare di questi argomenti e poi, non so, ditemi se secondo voi è accettabile anche da un punto di vista nostro, di ascoltatori, di utilizzatori passivi di YouTube, vedere queste tizie che pur di fare views incominciano ad insultare a cazzo e tra l'altro a calunniare a cazzo e tra l'altro non una persona qualsiasi, ma una persona che ha sicuramente modo di portarlo in tribunale dall'oggi al domani. Io sinceramente non vorrei scontrarmi con gli avvocati dell'Abruzzone, ma così per dire. Non lo so, è tutto assurdo. Tutto quello che si è creato in questa situazione, per quanto mi riguarda, non ha alcun senso, però a quanto pare è successo, sta succedendo, ne sono perplesso, ne sono basito, ne sono schifato e concludo dicendo che questo, per quanto mi riguarda, esprime esattamente il concetto di pattume di YouTube.